Che cosa fare? Questa è la domanda, no? Allora, che cosa fare? Bisogna parlare con le persone. Che cosa immaginano le persone per quei luoghi? Allora, questo è un tema su cui ci piacerebbe che vi confrontassi. Confrontatevi con le persone, suonare i campanelli, parlare con i netturbini, con i baristi, costruire con loro degli scenari. Mettetevi nella condizione del mediatore culturale. Non stiamo chiedendo agli abitanti di progettare, stiamo andando a raccogliere i loro bisogni, le loro esigenze e le loro necessità. Poi sta a noi come progettisti tradurre queste volontà, questi bisogni, queste esigenze in progetti. Perché ci piacerebbe, se riusciamo, se ce la facciamo, se siete bravi, e allora lì domani non si va a dormire, realizzare fisicamente queste microarchitetture che abbiamo detto che non devono superare il metro cubo.